festa al Parco degli Ulivi insieme a Rosalillo, che rappresenta qui il comitato che vuole salvare quest'area verde nel centro cittadino, l'ultimo orto urbano del centro cittadino. Una serata di riflessione ma anche di festa. Sì, l'avevamo annunciato già da giorni, siamo contenti stasera di essere tutti qui a due passi dal parco. Stasera vuole essere una serata informativa perché chiaramente dobbiamo rendere noto alla città che cosa sta avvenendo nel parco e quindi mostreremo anche delle immagini su quelli che sono gli scavi attualmente in atto, che grazie all'intervento della sovrintendenza chiamata prontamente dai residenti ha potuto fermare i lavori che stavano procedendo a ritmo spedito e ha praticamente predisposto i saggi che servono praticamente a valutare l'entità dei reperti ritrovati. È una serata anche di festa perché insomma noi siamo contenti, ci sono tutti i presupposti perché l'area possa essere vincolata e possa diventare quella che ormai noi tutti definiamo ad Altamura il Parco degli Ulivi. Ed è una serata anche informativa perché abbiamo qui un'archeologa, Chiara Prascina, è conosciuta, lavora sia per la sovrintendenza di Basilicata perché è anche quella di Puglia, e abbiamo voluto chiamarla per avere un suggerimento perché ci possa indicare qual è la strada per rendere quest'area davvero fruibile e che sia praticamente a disposizione questo patrimonio comune. Quello che diciamo vorrei, e il mio auspicio anche per il lavoro che facciamo, è quello di riuscire a far sì che la valorizzazione e la tutela siano un processo osmotico, diciamo, che sia, possa essere in sinergia con quella che è poi la vita insomma della città, quindi che siano, vadano di pari passo insomma in questo senso. La cosa che diciamo che mi viene da dire in questo contesto è che naturalmente la sovrintendenza farà le opportune valutazioni di questa cosa, ma ci sono delle possibilità di riuscire anche quello verso cui stiamo tentando di andare, insomma, in cui l'archeologia esca fuori dagli ambiti accademici per riuscire a integrarsi sempre di più con la vita reale, con i posti, con i luoghi che la archeologia racconta, e quindi ci sono le strade per riuscire a far sì, molto complicate devo dire, ancora tutte da scoprire, però per cercare di far sì che un posto come questo, e significa anche un cambiamento culturale, cosa non da poco naturalmente, riescano insomma a far sì che si vada verso un indirizzo diverso, cioè che l'archeologia possa servire anche nei limiti del possibile, nei limiti previsti per legge, ad aiutare i comitati di cittadini che, e le città anche, che hanno bisogno a questo punto non più di costruzioni, di costruzioni ex novo, senza togliere alle esigenze della vita reale, però che l'archeologia, come in questo caso, possa essere un aiuto valido anche per creare nuove economie, per creare nuovi sistemi anche di fruizione proprio del territorio. E ripeto, è un cambio culturale, ci sono esempi anche in questo, insomma ci sono a Roma, io sono un'archeologa romana, l'abbiamo visto, in cui è possibile un'integrazione tra un pubblico e un privato. In questo caso il privato non è un privato ma è un pubblico, quindi tra noi cittadini, io sono un'archeologa ma sono in primis una cittadina, riuscire insomma a far sì che ci sia questa giusta integrazione perché sia un modo diverso di vivere le città.